non è male, eh? È secco, anche le radici sollevate. Sì, forse ci voleva la motosega, però forse anche con questo in qualche modo. Vediamo se c'è qualche altro albero abbattuto, secco, così cominciamo a fare un po' di mini scorta per la legnaia. Forse abbiamo trovato un tronco che fa per noi come qualità. È comodo perché a terra, non so se sotto il marcio, perché per me dovrà tagliare più pezzi perché è bello pesante. Cominciamo a tagliarlo. Naturalmente ridividiamo il peso. Vediamo un po' che legno è. È buono. Dai, dai! Quasi fatta! Buongiorno! Buongiorno! Oggi tenuta da Lumberjack. Andiamo a fare un po' di scorta di legna minima. Perché qua nel bosco ci sono alberi abbattuti secchi e allora cogliamo l'occasione di portarcela un po' a casa e anche di tenere il bosco un po' più pulito dove è necessario. La giornata è stupenda, troppo caldo. Io sto bene con la telecamera in testa. Guardate che meraviglia. Il legno è piuttosto lungo, non troppo grande, ma abbiamo optato da questa alla motosega. Come dire, un po' più comodo. Perché adesso andiamo a prenderla e poi ritorniamo. Torniamo! Abbiamo portato anche la cariola, non so quanto possa essere utile per i tronchi così grandi, perché poi è sicuramente poco stabile. Ci proviamo, così evitiamo di fare magari a spalla l'ultimo pezzo in discesa. Dai, vediamo cosa riusciamo a fare. Let's go! Thank you.
a pari merito. Già, ok, adesso cosa facciamo? Abbiamo l'ultimo pezzo, devo dire che la scelta della motosega anche se ai primi tagli si accendeva la spia di surriscaldamento, non mi ricordo se aveva un piccolo bug, un piccolo difetto questa batteria, o se magari quando è un po' più fredda la batteria subisce subito l'innalzamento della temperatura durante l'uso e va un po' in crash, poi dopo non l'ha più fatto. Silenziosissima, avevamo già detto in altri video, il limite un po' è la durata della batteria, però per l'uso che ne facciamo oggi va più che bene. Ah, ma va anche sotto, direi molto bene. Allora vengo a tagliare qua. Non so se vale la pena buttare giù di qua, è un po' ripido, non so se si incastrano tra gli alberi, tra gli alberi e tra i sassi, però insomma qua andremo a ridurre dell'80% la fatica, però se si bloccano dobbiamo scendere. Ora quelli più piccoli secondo me lanciandoli vanno fino là. Beh, ma scendiamo per di qua allora. Scendere per di qua non è proprio una passeggiata, è abbastanza ripido e le pietre si muovono. Beh, sicuramente qualcuno si fermerà, non arriverà fino in fondo, però sono due scelte diverse. Qua è più faticoso, ma abbiamo controllo della legna, cioè facciamo un po' di viaggi. Qui diventa un po' più impegnativo nel raccoglierla, ma certo che se vanno giù io magari proverei anche quello più pesante. Sì, vai. Attenzione. Buttiamo di qua? Sì, secondo me si ferma poi lì, a metà. Se si ferma, si ferma alla mezza dei rami. Sì, perché sto di qua anche questa cosa. Aspetta che do un'occhiata per di qua, con me. Niente, torniamo all'originale, ci sono troppi salti. Cosa era allettante, ma rischiamo di andare poi a arrampicarci per andare a buttarlo giù. E poi noi ci troviamo anche sotto. No, niente, facciamo così. Continuiamo. Bene. Subito col più grosso, via il dente, via il dolore. Sì, sì. Siamo subito col più difficile. Wow, che figata! Vicino anche. Ah, sto cambiando strada. Completamente. Quello? Lancio del tronco. Via! Yeah! Dai che vai ancora più giù. No, okay. Mi sono arrivato là. Diciamo che i più grossi li abbiamo portati, quindi sì. Buona idea con il lancio. La potenza delle Amazzoni, guardate. Dai, forza. Ma che brava. A questo punto io filmo e basta. Quella, questo è arrivato già di qua. Aspetta, dai, basta, quelli sono pesanti. Basta. Andiamo avanti così. Basta, amore, basta, basta.
Eccolo che sta arrivando con l'ultimo carico. Ho fatto anche il salto. Oh. Grande idea quella di Lorena di portare la carriola qua, perché effettivamente abbiamo ridotto del 50% della strada, abbiamo fatto i pezzi più piccoli che ci dovrebbero stare. Ci sarebbero tanti altri da raccogliere, però per oggi va bene così, abbiamo preso un alberello giusto per tenere pulito il bosco e adesso carichiamo e andiamo alla casetta, perché dobbiamo andare a controllare se la stufa è ancora accesa. Ancora accesa. Ragazzi, ciao! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Adesso io te le lancio al volo e tu le prendi al volo, ok? Ok. Benissimo, mettiamo subito il numero del 118 in sovraimpressione. Io continuo, tu vai a controllare la stufa. Meraviglia. Sì, ci saranno 18 gradi, cioè dovrebbe essere 2, con 40 centimetri di neve, invece mezze maniche. Questa cosa non buona, però non possiamo farci niente. Vado a prendere il resto. Tu donna? Stufa. Stufa. Oh oh, la stufa si sta spegnendo. Vediamo di farla riavviare bene. Ritorniamo a dare una mano ad Andrea. Bene. Bene, guarda come fuma. Guarda amore, guarda come fuma. L'ho riaccesa bene. Brava. Attenzione, ottimo, vado a prendere i tre pezzi più lunghi, più corti,
tre rami e poi non li spacchiamo adesso, non li tagliamo adesso. No. Magari più tardi. Sì, dopo Monte Grosso. Ah già, perché oggi andiamo a Monte Grosso. Beh, dopo Monte Grosso vediamo. Magari anche domani mattina. Sì. Ah, ma domani mattina bisogna andare a prendere i lamponi. Mm. Però domani abbiamo tempo. Sì, domani oggi abbiamo vediamo. Tempo. Perché poi bisogna capire dove mettere. Va bene. Che bello il nostro raccolto di oggi. Il raccolto di legno. Esatto. Beh, questo è semplicemente un alberello. Eh sì. Quindi immaginate comunque che spaccate, cioè tagliate a misura, spaccate un po' di carichi, la fanno nella sì. Stufa, vero? Sì, sì. E con questo salutiamo. Più tardi o lunedì ci taglieremo. Ragazzi, è stato un piacere vedervi. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. A presto, ciao!